Esatto. Ciao, come ti chiami? Ciao, piacere. L'anagrafe è Sabato De Pasquale, attualmente Rebecca De Pasquale, in fase dal mio corpo, in fase di transizione. E sono qui per, vorrei dare la mia... A che punto sei? A che punto? Sto quasi a metà strada. E sono qui per dare la mia testimonianza, vorrei dire all'Italia che esistiamo anche noi e che siamo persone ricche d'amore. Il mio percorso, sono un ex monaco benedettino e qui ho la fotografia che lo può anche testimoniare. Fa vedere. Eccola. Ops, scusa un attimo. Okay. Eccola qui. Quando è che hai quando è che hai deciso? Il mio percorso l'ho deciso l'anno scorso a marzo, che l'ho riferito ai miei famigli. Purtroppo non sono nemmeno accettata in famiglia e non vivo qui, ma vivo a casa di amici. E la mia paura è quella di rimanere. Le operazioni le stai facendo tutte in Italia? Sì, sì, tutto in Italia. Sì. Ma invece la parte religiosa. La parte religiosa? Sei stata frate, 6 anni monaco benedettino di clausura. Monaco, ok. Quando è che hai deciso basta? Basta, avevo 22 anni nel 2002, perché non era la mia vita. Ti aveva spinto ad entrare nel... A 16 anni ebbi la cosiddetta vocazione, perché credo tuttora molto in Dio ed ebbi proprio una trasformazione. E adesso la Chiesa come ti vede? La Chiesa, non mi faccio guardare dalla Chiesa, ma direttamente da Dio che mi ha creata. E di professione sono cantante lirica. Ecco, cantante lirica. Che mi canti? Torna sorriendo, fammi campare. Hai capito te? Fai anche il sanetto soprano? No. Perché io vorrei abbandonare questo, perché non mi va più di andare in teatro vestita da uomo, che non sta nella mia indole, perché ora sto per diventare donna e voglio essere donna in ogni attimo della mia situazione. E quindi devi lasciare anche il lavoro per questo. Appunto, perché... e ho paura di finire in mezzo ad una strada e non ci voglio arrivare. Se potete, aiutatemi voi. Ricordo solo una cosa della mia famiglia, il pugno di mio padre nel muro, che non accetta tuttora la mia situazione. Però... per adesso la tua strada è più forte di tutte le correnti. La strada mia più forte sono me stessa, perché non mi abbatto e voglio essere una leonessa in mezzo a questa gente che mi circonda. L'amore? L'amore verso tutti, verso gli animali, verso la natura. Ok, però anche verso l'uomo. Appunto, ho detto verso tutti, però sono single. Ma non c'è nessuno che ti ha accompagnato in questo cammino, che ti ha dato una mano? 6 mesi, ma tu parli di amore sentimentale? O anche un'amicizia che sì, non ti ha mai abbandonato. Ho molte amicizie, credo molto nel... Ho 5 amici e tanti conoscenti. Ok, questi 5 amici non ti hanno mai voltato le spalle? Questi 5 amici mi hanno sempre spalancato le porte ed io ne sono fiera e li amo e li adoro. Okay. Questa sono io.